Il dottor Alberto Verrotti è neurologo e anche direttore della clinica pediatrica dell'Università dell'Aquila. Di quale argomento si occupa lei in questo piccolo convegno? E oggi tratteremo il problema delle crisi epilettiche. Le crisi epilettiche sono un problema molto diffuso nella popolazione in generale e più in particolare nell'età pediatrica dei ragazzi e degli adolescenti. E questa malattia, l'epilessia, è una situazione che può interferire in maniera molto importante con la qualità di vita e con la guida, per cui ci sono tutti i rapporti complessi e articolati tra l'epilessia, questa malattia, e poi la possibilità o meno di poter guidare e di poterlo fare in sicurezza. Anche perché noi sappiamo che le crisi epilettiche non è che vengono, si possono prevedere, credo di no, arrivano all'improvviso? Arrivano assolutamente all'improvviso, questo è sicuramente l'aspetto più importante, e vanno studiate bene e soprattutto vanno curate bene. Oggi abbiamo a disposizione una numerosa quantità di farmaci che quindi possono aiutare a risolvere questo problema, ma vanno saputi usare, va saputo gestire con attenzione il problema da parte del medico. Quindi chi soffre di epilessia, può la sua vita essere compatibile con la guida oppure anche lui deve farsi portare? No. Chi soffre di epilessia, se ben controllato, come spesso succede, se è curato in maniera adeguata, può guidare, non ci sono problemi, deve fare dei controlli, ma può guidare, può fare una vita normale. Senta professore, noi prima abbiamo parlato di incidenti stradali, quasi sempre determinati, lo ricordo le cronache, da abuso di alcol e di droga. C'è una casistica di incidenti determinati da crisi epilettiche? Direi, sono in aumento? No, sono in forte diminuzione. In forte diminuzione perché la malattia adesso si conosce molto meglio di 20 anni fa, ci sono delle cure più efficaci e questo tipo di problemi sono in forte riduzione, proprio grazie ai progressi della medicina in questo settore. Neanche pediatra, ma il problema di bambini alla guida non te lo conosco. No, ancora no, però c'è il motorino, a 14 anni. Ecco, anche quello. L'età pediatrica ancora, no? Quindi anche là devono stare attenti. Certo. Niente bene, questo lo confermo pure io. Assolutamente. Grazie, buon lavoro.